Ehi là, rieccoci qua con Otherside. È un po' che non ci gioco, ho avuto tante altre cose per la mente, tante altre cose da fare, ma andiamo avanti con Otherside. Ci avevamo lasciati che eravamo in una condizione particolare, quasi uno scoglio, però penso di dover sfruttare molto di più quelle che sono morte, quelle al mio cimitero, quindi qua ero ripartito, se non sbaglio, sì, ero decisamente ripartito. Quindi adesso vediamo un attimo, tra l'altro eravamo contro il bambino, eravamo, che non so se siamo alla fine o meno, a dire la Give verità, adesso life to our vediamo. daughters. Allora, prima di tutto io voglio resuscitare, voglio utilizzare quelle migliori, ma anche pompare Remember their altre. courage. Comunque ne abbiamo un po' di livello 10, onestamente, potrei sfruttarle, anche se penso che vorrò sfruttare anche altre, perché comunque devo curare altre rispetto a altre, secondo me, quindi devo un attimino gestirle, magari anche con quelle di livello 8. Tipo Candid la posso tenere, la posso mettere. Decido di resuscitarla. Virgolettata di tasti, scusate, un po' un casino. Penso anche però di resuscitare, per vedere un attimo i tratti. Magari qualcuno tra. Ecco questa qua, ad esempio. Assolutamente sì, Miracle. Abbiamo anche Grace, Clemence, Providence. Andiamo con Providence. E vediamo un attimino cos'altro voglio portarmi. Vediamo un attimo. Questa qua delle falci, vai. Allora, abbiamo un po' di Give life roba. to our daughters. Proverò a pompare queste di livello 8. Ne ho prese due di livello 8, una di livello 9 e una di livello 10. Ok. Intanto queste qua le metto, le abilità solite che a me piacciono. C'è la posa immobile che mi piace molto. E anche. Qual era? Posa aperta era? Sì, posa aperta. Miracle metterò. Senti, sai, poi potrebbe essere utile in generale. E poi grazia vitale. Sì. Ci può stare, sì, invece di proteggere, volendo. Qui abbiamo, vediamo un attimo. Vabbè, colpo d'ombra per forza. E anche l'altro, fretta spiritica, ci sta. Ok. Allora, l'importante è che io farmi, Give l'importante è che io life to our farmi e daughters. che arrivi in un punto in cui ho abbastanza di livello per poter poi andare a fare il boss, perché non andrò subito contro il boss. Qui ad esempio abbiamo caccia impegnativa, qui inizio già a mettere ad esempio questa qua, che tra un po' levella, però questa qua tra un po' levella, e potrei mettere una di livello 7, a dire la verità, oppure potrei continuare a potenziare questa qui. Potrei effettivamente provare a fare qualcosa del genere. Vediamo un attimino. Non lo so se provare a prendere un'altra. Pistolera, maestra delle lame. Non lo so. Comunque mi farebbe sempre comodo avere dei potenziamenti in generale. Però anche lei deve effettivamente. No, anche lei deve effettivamente. Puntiamo prima a quelle là che possono aumentare. Cioè, non mi aspetto. We must prepare to pay any price. Non mi aspetto in quest'alta rimembranza di battere il boss, ma di farmare un po', ecco. Joy will walk these streets again. Per questi qua io penso che metterò lei qui davanti, in modo che possa colpirli appena arrivano, e dovrebbe ammazzarli in tempo, a dire la verità. Quindi con lei effettivamente potrei puntare a danneggiare, forse anche ucciderne uno. Sai che ce la faccio. Perfetto. Flawless. More forgotten Questa pain. pure qui. Con questa arrivo. Ok. Potrebbe fare due affondi. In teoria lo ammazzerei. Perfetto. It had to be done. More forgotten pain. Questo mettere qui.
e farei Lisce infliggendo danni a un nemico che compra il suo allenamento nel raggio di... Ok. E resta qui. Esatto. Numero uno. We have to teach him to stop. Spero che non vado direttamente contro un altro dietro, ma si fermino da quelle parti. Ah. Però si ferma questo qua qui, comunque è tutto di guadagnato. Ah, ok, mi sa che lo riusciamo ad ammazzare allora. Questo è il prossimo che ammazziamo. No, non mancare. Dio santissimo. How foolish my fears. Cazzo, non riesco a colpirlo. Riesco a fare la mentrisa, forse basterà. Sì, dovrebbe farcela. Anzi, di realtà potrei anche ammazzarlo così, di realtà. Quindi volendo potrei anche sbattermi. Ok, il problema non si pone. La prima missione è sempre un po' una cazzata. Devo vedere altro. Però potevo fare anche così. My perfect daughter. Prima easy easy. Levellate, perfetto. We do what we must. Perfetto, così. I cherish the strength she summons with each step. Perfetto, danni contro le entità oscure 20%, ok. Passiamo alla prossima. No, affronta il boss, no. Giorno successivo. Time slips by. Vediamo un po', uno impegnativo e uno impossibile. Il salvataggio è sempre una merda, però questa impossibile sarebbe fantastica per livellare. Potrei provarci davvero. Sempre con loro tre. E ci proverò. We won't hurt the child. Quello che sto puntando in questa rimembranza, come ho detto, non è arrivare abbastanza bene contro il boss, ma far levellare le mie figlie, anche se poi moriranno le potrò poi resuscitare. Un altro comunque le dovrei levellare eventualmente. Allora, iniziamo da questo buco praticamente. Allora, questo qua... Sì, bene o male posso mettere direttamente quella delle lame lì. Di qua chi c'ha? Può colpire da qui? Sì. Anche se è così, no vabbè. Torno indietro. Questa lame la metto appositamente qui. Dovrebbe essere abbastanza... No, posso avvicinarmi ancora di più. Un po' immobile. Ammazzerà tutti coloro che vengono. O dovrebbe in teoria. Perfetto. Shatter them. Impressive. Top. Queste sono quelle molto stronze. Oh, ha passato molto più avanti questo. I revel in her strength. È passato di qua. Vabbè, ho preso lei. Allora, questo lo farò ammazzare da Candid. No, aspetta, se Miracle purtroppo è un po' più là. Se quello lo farò ammazzare da Candid. My creation. A meno che no. Rimane qua.
No, sarà Candy per ammazzarlo. Flawless. Questo potrebbe riuscirsi ad ammazzarlo? No. No, no, non ce la potresti mai fare. Dovrei spostare un pochettino. Questa la sposterei qui e farei corpo intercettante. Non ce la farà. Però quasi la ammazzerò e farò anche sia corpo intercettante di quella là con la mia scudiera. Lo sanno perché ha troppa difesa, però almeno l'ho salvato. Ah. Questo non riuscirà a stare. No, forse sì. Sì. A bitter victory. Devo continuare a colpire. Ok, no, purtroppo c'è una bella difesa, non avevo visto. C'è lo stronzo che gli pompa la difesa? Vabbè. Ma tanta difesa, minchia. Come intercettante. Will the poor one's suffering never end? The veil grows weaker. Stronger. Vai. A bitter victory. Avrò fatto salvezza sbagliato. Flesh is its canvas. Questo potenzia la difesa. Troppo si è difesa ancora sta stronza. Sarebbe quella con la falce. Che così di questo passo non riuscirò mai a colpire questa qua. Guardate. Però questa la tengo qui onestamente. Perché vorrei che tutte abbiano abbastanza punti per potersi aiutare e poi scappare insieme. A bitter victory. Se questo continua a mettere la sua potenza, io non ce la faccio. Ah no, ok, adesso ce l'ha ridotta. Fastidiosa assolutamente questa qua. Cioè, bisogna prendere la prente in contropiede in questi momenti. E non riesco, non la posso colpire in queste circostanze. Bravi, avvicinatevi, così ho gente da ammazzare. What new horrors must we face? Sono arrivato a un punto che non posso di nuovo permettermi di farmi tutto un farming
e poi il boss. Devo proprio preparare di base. Magari alla prossima posso incendiare contro il boss, per dire. Quanto ha questa? Ok, l'ammazzeremo. I revel in her strength. Urlatevi contro, vai, vai. Ok. E anche Miracle è andata. Shred them down. GG. No mercy. E vai. Livello 10 sono salite, perfetto. Let her fly. Non ho neanche subito troppi danni, eh. It is done. But what falls today may rise again tomorrow. No. Ah no, Providence, ok. Eccola qui. Allora, carica con scudo. Has come to an end. This time. Età di bersaglio di unità non mi dispiace. Grande balzo che era. Spingendo i nemici circostanti di una casella, unità le spinte l'uno contro l'altro. No, farei questo qua, onestamente, mi piace. Te. Esplosione spiritica, fammi vedere un attimo quali erano queste cose. Ah, è quello che... esatto. Aumenti di 20 wheel, schivate 10 per 10. Iniziativa, aumenti di 20 wheel, schivate 10 di difesa, tutti alleati, ok, buono. Pompa nell'aria. Questo qua. Dov'è la tipo? Eccola qua, Candid. Colpo fantasma. Lo sposta e scambia la posizione con il bersaglio. Questo può essere buonito in circostanze anche contro i boss, credo. Posa minacciosa in fine a un nemico che ha subito danni. Ah, questo è buono. Questo è buono per spaccare tanto, tanto. Allora. Vabbè, potrei anche provarci, da perché c'ho una a livello 10. Potrei anche darci un'occhiata, per la verità. Io quasi quasi ci proverei. Anche se dovrei un attimino pompare prima le loro statistiche con qualcosa. Tipo questa falciatura. Falciatura magari no. Quello che mi piace di più è l'attacco letale. Che riduce anche la difesa. Comunque fa già tanto danno. Quindi onestamente potrei fare questo su questa qua, perché lo faccio pure tante volte ed è molto buono. Sullo squarcio potrei pure aumentarti. Io sto subendo i danni in più per 30 unità di iniziativa. Ci sta. Proviamo un attimino. Per Miracle. Cioè, c'ho diverse. No, c'ho tutte diverse effettivamente. No, porta di scudo. No, sto qua è scarsa. Allora, Miracle. Vediamo un attimino. Potrei mettere per colpo d'ombra, che è quello che colpisce per ogni volta che colpisce un alleato. Quindi è fortissimo. Aumenta di 50 unità. Ok. Immobilizza. Aumenta di 15. I danni critici, farei questo. Per quanto riguarda Providence, sempre per la serie di affondi, per il danno, io onestamente farei anche una cosa del genere. Però vorrei potenziare anche altro che magari utilizzerei io in generale. Tipo, nel caso di lei, dov'è? Nel caso di lei, la... il colpo intercettante. Vediamo anche un po' la difesa eventualmente. Per Providence, anche con salvezza, non ho spazio purtroppo, questo è il problema maggiore. Non partire con molto, effettivamente. Quindi per questo converrebbe anche fare queste missioni secondarie, giusto per avere più cose da poter mettere. Ma potrei provarci, onestamente. Male che vada, va male. Male che vada, non funziona. Lo potrei mettere dopo. Vedere come se la cavano, perché mi servono effettivamente delle altre cose da poter inserire.
per avere più probabilità. Anche se non penso che riuscirò a battere il boss. Mi ricordo che mi aveva sorpresa abbastanza. Capire ancora come funziona. Ora vediamo. Comunque è importante che io corra. È importante che io corra. Quindi eventualmente potrei anche sbattermi nelle palle delle mie tizie qua. Mi spiace per loro. Ma muovermi in modo da finire la missione il prima possibile. Ecco, meno problemi possibili. E non ce la fai mai poi a poter andare avanti, quindi vai qua. Comunque un po' di colpetti vanno fatti, anche se non riuscirai a farli abbastanza. Ma questa si deve muovere, io onestamente la farei continuare ad andare avanti. Chia, guarda là. Mi spuntano già. Insopportabile sta cosa. Che provare a difendere l'anima, che se l'anima va, ciao, abbiamo finito. Okay. È morta l'anima. Ma se muore l'anima, ho fallito, no? No, forse mi posso salvare io, ma non prendo il token. Sa che è così la questione. Sì, mi sa che è così la questione. Pensavo che avessi fallito completamente la missione. Se me l'avesse subito persa. Forse me l'ha persa lo stesso alla fine. Ora lo scopriremo, è la prima volta che succede una cosa del genere. È quel danno allucinante che mi ha fatto. Belle, siete un po' le mie figlie sacrificali. Stavo già pensando, magari possono suscitare un altro livello 10, no? Ormai. Another terror to haunt us. Ok, da dietro, meno male. They collect pieces of broken souls. Sarola. They won't stop ever. Oh mio Dio, l'hanno incastrata questa. Non ci posso credere. Riusciamo neanche a scappare. Questa è incastrata qui. Madonna, che merda quando succede. Che merda quando succede. Fallisco male. Che merda però. E a prescindere da questa missione è forse quella che mi piace meno. È troppo stronza. Che se sei troppo lento comunque non è abbastanza tempo. Se vai troppo veloce comunque, no? Perché comunque spawnano in continuazione, anche se sei troppo lento ti spawnano in continuazione, quindi. C'è un po' Piss. Mi stanno circondando Piss. Non conta se ne uccidi o meno perché continuano a spawnare infinitamente. Quello è completamente coperto ormai. Addio mondo cruento.
Poi ho visto proprio che a livello 7 qua non ce la fai, cioè siamo troppo forti, invece. In una circostanza del genere poi da qua dovrei ridere. Addio. Che cazzo di danno. C'è manco spazio per spostarsi per loro, andiamoci con. Vai, Miracle. Pia i punti. Ma fatto, quindi penso che comunque me la dia. Non lo so, me la Though we dia comunque fall, come completata? we will rise again. No, ovviamente perché non l'ho effettivamente completata. Va bene, il boss è di preparati. Andiamo contro il boss. Fammi giusto vedere cos'è sta roba. Più 2 raggi di movimento a tutte le unità isolate. Ok. Credo anche che funzioni contro il boss sta A cosa. Devo hint of the past rises into view. imparare come combattere contro il boss. They will fall, or we will. Allora, fatemi vedere, cioè che me lo dimentico. Voce interiore, vuoto interiore. Codex. Il bambino. Eccolo qua, il bambino. Il bambino sferra attacchi diretti e ritardati per tutta la mappa. Se nessuna figlia si trova nel suo raggio d'azione, si sposta verso quella più vicina e tenta di attaccarla. Quindi esegue un'azione ritardata e conclude il suo turno. La chiave del successo consiste nel mantenere le figlie fuori dalla portata dei suoi attacchi diretti e oltre il suo raggio d'azione. Sì, ok, ma fino a un certo punto, perché devo comunque colpirlo. Se legato in un angolo buio di uno scantinato allagato, solo nella notte eterna, il bambino crebbe in una casa di dolore e tortura fino a quando non divenne il prescelto dell'altra sofferenza. Capace di dare forma e vita ai suoi stessi traumi, questo principe dell'oscurità ha un unico obiettivo: ripagare questo mondo crudele con la sua stessa moneta. Con un grido penetrante, il prescelto ha lacerato il velo e infranto la realtà, permettendo al suo tetro compagno di nascere nel mondo dei viventi e dando vita all'angolo oscuro, un luogo congelato nel tempo e nello spazio, stretto tra 2 dimensioni, dove carne e anime coesistono per nutrire il nucleo di sofferenza. Sai che poi sarà il nucleo di conferenza, il boss, effettivo. Allora, affronta il boss. We must break the tie that binds the child to suffering. Vediamo come va. Anche dovessi fallire, non vado con We must l'obiettivo di destroy what vincere, suffering has per wrought. forza, vado con l'obiettivo soprattutto di capire il boss. Mi ricordo quando è passato di fase ha fatto un casino. Così l'ho ascoltato un po' per i pattini ed è bellissimo. Allora, mi pare che colpisca. Quando fa l'attacco lontano, colpisce con quello più lontano. Quindi converrebbe Providence, che magari si difenda. Intanto possiamo avvicinarci un attimo. Questa è troppo lontana, si deve muovere un attimo. Questa è quella che può stare più lontana. Esatto. Ancora troppo lontano comunque. La cosa che ho visto gioco, soprattutto nelle boss fight, è una ficcata allucinante.
essere utile. Mantienila sempre la salvezza. Ripasso di fase, tanto. Esci dal suo raggio. Servire. A proposito di questo posso capire. Ecco, vedi, quando passa di... Ora è passato di fase. È immobile però. Capisco se mi andrà a fare un attacco o meno. Bene, adesso. Non ha difesa. E a prescindere farò l'attacco letale. In faccia. Comunque continua a colpire a quello da lontano. Esposta una luce di carica potente di luce. No, non è quello che volevo fare. Luce nell'aria. Infine alla fine più lontana, esatto. Quindi penso di dover continuare a stare più lontano rispetto a Candid e Miracle. Da questo punto di vista io penso di poter utilizzare la salvezza per forza. Ah, non ce l'ho l'altra. Ho sbagliato. Era così. Più lontana Miracle mi sa. Ah, non mi piace sta cosa. Grande. Protetto. Oh madonna. Da più posso colpire però. Sto credendo, forse non dovrei, ma ci sto credendo.
trovato della. Però lui si potrebbe spostare. Prova a farlo, ma lui si potrebbe spostare. Anche non si sposta molto, neanche posa immobile ci può stare. Proviamo. Okay. Fermato. È stato un po' inutile per Candid. È stato molto inutile. Da qui riesce a colpire? No, da qui sì, però. Ha aumentato un po' la difesa? No. In teoria riesci ad attaccare e poi andartene. Sto cercando. Salvezza. Purtroppo riuscirà a colpire quella là. In teoria dovrebbe, infatti, prendere l'attacco. Bella. Bella di nuovo. Così morto. Grazie con la mia dice gli scudi che non ti ha mai colpito finora. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. More forgotten pain. Certo, tutte quasi distrutte. La Providence 6 livelli. Filmato, filmato. Sconfiggi il bambino. Is this me? No. No, no, no. Angry, yes, but this is too much. Too much hurting. Gone, is it? Who are you? No one. But what I could be. A mother? Don't hurt me. Don't. Never, my heart. End this spectacle. You don't belong among souls. Recall who you are, memory. Join our kin. Serve me as I break the veil and claim reality as my own. Or you will understand what suffering is. You have no place here. This child has chosen peace. I no longer need anyone. Your daughter's war has fueled the suffering.
offering I need to enter reality. No. No. I must thank you for this broken creature memory. With her, I build my new home. My paradise. Come. Come, brother. I am waiting. Il bambino è stato sconfitto. Il lungo impero per ringraziarti, tuo eroe mi ha reso completo. Vieni, dammi la tua sofferenza. We cannot dwell on her tragedy. We must fight despair. Oh, Madonna. Figurati, non è finita qui. Penso che continuerò con una nuova rimembranza, però che le mie belle figliole sono un po' danneggiate. Qua ho preso un nuovo tratto. Attenzione iniziativa per riuscire, ci sta. Però sono in una brutta condizione, molto brutta, molto brutta. Da questo passo io non ce la posso fare. Vediamo un attimino. Farei prossima rimembranza io. Prossima rimembranza e ci fermeremo qui, perché non me l'aspetto di battere il bambino e questa cosa mi fa stare bene. Sono contento. Alas, suffering is born. We failed the child. We have lost. I have nothing more to give. And so we begin again. Vediamo se selezionare cosa c'è davvero da selezionare. Sembra l'ultimo. Remember. Allora, prima di tutto, poi dov'è? Allora, lascia le file. Partono. Grande. Salta l'era qui. Perfetto. Partendo di essere 10, perfetto, così posso magari iniziare un po' a far male delle figlie. Però aspetta, io non ci ho pensato a questa cosa. Questa sì. Ma non ho bisogno di quella. Di quella che di dinastia 4 o 7 se metto direttamente che parto a livello 10. Ho sempre sbagliato. Probabilmente ho sempre sbagliato. Allora, questa roba mi piace. Allora, se uscitiamo un po' di figlie, eventualmente che possa farci comodo. Poi qui, DS massimi, assolutamente. Vorrei partire un attimino. Questo qua per fare i danni. Ok, perfetto. Me restano 215. Niente, perché prendevo sempre quelle? Cioè, basta che ne prendessi una. Dio santo, aspetta. Ora vediamo. Qua ancora ce ne sarebbero dato, per dire la verità. Allora, questo sì, questo è utile. Riduzione vita sì, così farmo più velocemente se devo farmare. Serve più viaggiare i bordi ancora, sì, va bene. E poi vediamo un attimino, così due ricordi potenti, anche questo qua. Va bene. Vediamo tutto se va bene. Mi sembra di sì. Sì, convalido. Ora che l'influenza degli altri giunge oltre il livello, dobbiamo chiederci. Age of Shattering. Fammi vedere. Sì, sono partita a livello 10. E io, genio del male, io grandissimo genio del male, facevo anche le altre quando non c'era bisogno. Quello al livello 4 lo potevo togliere, c'era solo quello al livello 7. Allora, qui posa immobile, mi piace. Qui posa aperta. E qui posa minacciosa. Te metterei colpo d'ombra, ovviamente. Retta spiritica. Esplosione spiritica da supporto.
No. Vabbè, sì, resusciteremo anche. Resusciteremo anche, per carità. Però qui, praticamente, grazie al Fabio non so mai... No, io la metto, grazie al Fabio, onestamente. Salvezza. E poi o carica con scudo, che ci può stare, o grande balzo. No, carica con scudo. Ok. Per il resuscitamento... Remember their courage. Penso che metterò... comunque queste qua, perché sono comunque hanno tanti tratti già di base e conviene comunque pompare loro. Però eventualmente posso fare anche altro, onestamente. Pianta di gelle falci? Assolutamente sì. Lei la resuscitiamo. Poi lei Miracle mi piace un sacco perché ha 50 miliardi di cose ed è fortissima. Anche Blanche mi pare che era buona, ma è meglio Miracle, onestamente. Quindi io ho sbagliato. Dov'è Miracle? Ah no, l'ho fatta. Ok, pardon, pensavo di aver premuto il tasto sbagliato. Poi Providence non è male. Maestre delle lame, fammi vedere più che altro. Questa ne ha di più, onestamente. Ci sarebbe Erblo pure che mi piace. Ecco, l'Erblo effettivamente mi piace moltissimo. Ok. Aspetta, ma non è che... Oddio, non è che ho fatto dimentica. Non è che ne ho uccisa. Ucciso... Madonna, ma ammazzo. Proprio del tasto sbagliato. Oh cazzo. Ho premuto G invece di... Oddio. Ne ho ammazzata una. Io mi ammazzo. Remember their courage. Beh. Sarà la mia pistolera tu allora, dai. Diciamo che non è successo niente. Ho premuto G invece di le cose che ando faccio velocemente. Comunque, il scudo l'ho già presa. Questa qua volendo la potrei pure prendere, per carità. Però vediamo un attimino. Maestra delle lame. Comunque pompare queste cose non è la cosa migliore. Quelle là comunque sono già pompate di base, quindi bene così. Una maestra tra Candid e Celeste. Vediamo un po' quale mi piace di più. Questo qua, siamo Celeste. Celeste. Cazzo, mi sa che ho tolto quella da te. Mamma mia. Giro del mare che non sono altri. Comunque qua, beh, io sto iniziando a avere... Poi devo iniziare a togliere alcune. Sì, mi sa che ho fatto davvero G. Madonna. Iniziamo a togliere quelle là. A fare spazio. Tanto tra un po'. Quelle là comunque sono già a livello 10. Già sono meglio, onestamente. Vediamo al massimo quelle di livello 8, ma comunque non penso che lo utilizzerò. Ma intanto facciamo un po' di spazio. Ok, perfetto così. Anche se vabbè, ne ho ammazzata una come un giro del male, comunque non sono altro. Quindi ok, abbiamo la lanzatrice di falci, la pistolera. Ok, le altre sono praticamente da levellare. Anche questo qua partono a livello 10, quindi ottima cosa. E ci sarà un po' da fare qui. Sì. Poi vediamo pure com'è sto benedetto boss. Va bene, allora penso che mi fermerò qui. Sorpresissimo e contentissimo. Io ero partito con l'idea, vabbè, non lo batto, però almeno vedo cosa riusciamo a fare. In realtà è stato più semplice di quello che pensassi. Ho avuto molti più problemi con la domestica. Vabbè, vediamo poi come va con questo qua. Intanto vediamo i nemici che incontro qui in mezzo alla strada per pomparmi un pochettino. Lo continuiamo la prossima volta.